Celebriamo oggi questa bellissima festa che ci aiuta a ritornare alle nostre origini, alla Chiesa che ci ha generato per la vita eterna. Le viscere di misericordia, il battesimo, nelle quali tutti noi siamo stati rigenerati e abbiamo ricevuto la natura di figli di Dio, incorruttibile, immortale. Dicevano i padri che non si può avere Dio per padre se non si ha la Chiesa per madre. Perché dice qua il Vangelo che i discepoli, dopo aver visto il Signore risuscitato dai morti, dopo aver visto cioè la ricostruzione del vero Tempio e aver riconosciuto in quel rabbì di Nazareth che li aveva chiamati e li aveva perdonato il loro peccato, la loro apostasia, che davvero in lui risiedeva lo Spirito del Padre, che era il Figlio di Dio ed era lui il vero Tempio, e che tutte le profezie dell'Antico Testamento riguardanti Gerusalemme, Sion, il Tempio, si erano compiute in lui. Allora credettero alla Scrittura, cioè alle profezie, alla Torah, a quello che loro avevano vissuto fino a quel momento, e alla parola detta dal Signore, che compiva, realizzava tutta la Scrittura. Questo è il punto centrale di questa festa e della nostra vita. Tu hai visto il Signore risorto nella tua vita? Ogni giorno vedi il Signore risorto nella tua vita? Perché allora sì che puoi credere alla Scrittura, alle profezie, credere a quello che la Chiesa ti annuncia e credere alle parole del Signore, cioè appoggiare la nostra vita su ogni parola del Signore. Cioè vivere da spose, sottomesse, cioè che mettono la propria vita sotto la protezione del Signore, seguendo le sue orme. Allora è vero che c'è un Tempio incorruttibile, c'è un Tempio che è passato per la morte e che continua a passare per la morte, ma che non si può distruggere, perché ha dentro la forza e il vigore onnipotente della vita oltre la morte del Signore. E noi siamo partecipi di questa Chiesa, della quale oggi ricordiamo la dedicazione, la Chiesa Madre, la Chiesa Cattedrale del Santo Padre, del Vescovo di Roma, la Chiesa che presiede la carità, la Madre delle Madri. Sapete, il rito di dedicazione prevede l'unzione dell'altare con l'olio, ma questo vale per tutti noi, questo vale per il corpo vivo. L'altare è dove, l'altare, la mensa, è dove il Signore offre la sua vita, il sacrificio incruento, e dove ci fa passare con Lui dalla morte alla vita, dove si compie anche questa mattina su questo altare, su questa mensa, il mistero pasquale di Gesù Cristo, che diventa automaticamente un banchetto, un anticipo del banchetto celeste, perché passiamo anche noi dall'Egitto alla terra promessa. Ma questo si compie veramente nella nostra vita. Cioè la nostra vita è Pasqua, dice, si avvicinava alla Pasqua dei giudei. Il Signore andava a compiere la Pasqua, siamo ancora all'inizio del Vangelo di Giovanni, ma è già profezia di quello che lui avrebbe fatto. E questo lo fa oggi nella tua vita, lo sta facendo nella tua vita, perché è così che ci genera. Ogni giorno ha una vita nuova. E che significa tutto questo? Significa che tu puoi morire per il fratello? Quando vedi un altare che si presenta, quando io vedo un altare che si presenta nella mia vita, riconosco lì il luogo, il momento, il kairos, il tempo favorevole, dove unita al mio sposo intimamente, offrirmi come vittima immolata, la sua spiritualità carmelitana, Santa Teresina di Lisieux, ostia immacolata, offerta all'amore misericordioso, lo stesso la vita di Santa Elisabetta della Trinità, nell'intimità della Trinità, offrendosi nella malattia, nelle umiliazioni, in ciò che accade oggi, in ciò che accadrà oggi, in ciò che è accaduto ieri. Questo significa essere figli di Dio e quindi figli della Chiesa. Riconoscere, avere il discernimento, riconoscere, intercettare dove il Signore mette davanti a noi questo altare. Perché quell'altare è unto dallo Spirito Santo. È lo stesso che dice: procuratevi il pane che non perisce, perché su di esso il Padre ha messo la Spragis, ha messo il suo sigillo, che è lo Spirito Santo. Ma il battesimo non è un giochino, non è che andiamo lì, ci registriamo, ma così anche la stessa consacrazione religiosa, la stessa ordinazione presbiterale o episcopale, è che c'è un altare unto, che è Cristo, tuo Cristo, che non è un altare di pietra, è l'altare ma della sorella, l'altare del marito, della moglie, l'altare del figlio, l'altare di quella malattia, l'altare della precarietà economica, l'altare degli acciacchi, la vecchiaia, quel bastone che non vorresti portare perché ti umilia, perché no, come fino a ieri correvo e zampettavo e adesso, ma come, ci vedevo tanto bene, ma come, mi ricordavo le cose, ma come, tutti, un ragazzo, perché ognuno ha la sua croce, ogni giorno basta la sua pena, ogni giorno c'è il suo altare. Allora, è vero che quello è unto di Spirito Santo, cioè che lì c'è la spremitura più buona della vita divina, dello sposo,
È vero che io posso davvero unirmi in questo amplesso meraviglioso e fecondo con il Signore su quell'altare? Perché è lì che le suore non sono delle zitelle acide. Ma non solo le suore, così un prete, ma poi passiamo alle vedove, ai vedovi, passiamo a tante donne che oggi vivono nella solitudine, che non hanno trovato un marito, perché e quella è anche la volontà di Dio. Che cos'è che ci fa vivere una vita feconda? Questo altare, l'altare dove siamo fecondate, dove la nostra anima è fecondata veramente. La preghiera incessante, la preghiera in adorazione, la preghiera del cuore, ma è l'altare dove noi siamo uniti allo sposo. E oggi la dedicazione della Chiesa è la dedicazione dell'altare. Le mura ci sono, la protezione, che sono la nostra vita. Dice San Paolo una cosa interessante: se l'esempio di Dio, lo Spirito di Dio abita in voi. Questo che è un versetto che è quasi sempre citato in relazione alla castità, alla sessualità, eccetera. Ma il contesto di Paolo è diverso. È: non distruggete la comunione, non mettete la vostra fiducia nella carne. Se qualcuno pone il suo fondamento diverso da quello che è stato posto, distrugge il corpo di Cristo, distrugge il Tempio di Cristo. Allora, la comunione. Allora, c'è un altare nel quale io mi offro e dove automaticamente appare la comunione con i fratelli, con le sorelle. Per esempio, una scuola che ha anche dei riconoscimenti non indifferenti, ma la verità per me è che nel giorno del nostro incontro faccia a faccia con lo sposo non ci verrà chiesto dei riconoscimenti terreni, ci verrà chiesto: ma hai amato la tua sorella? Cioè, ero io con te, se no devo dirti, a malincuore, non ti conosco, perché non so da dove vieni. Ma come? Guarda questo abito, è liso. Per quanti anni ho portato questo abito da suora, da prete, da marito, da quello che sia? Non so cos'è. Ma questo lo può dire oggi, no? No, perché il Signore oggi ci dà lo Spirito Santo per poter entrare nella nostra giornata, sapendo che proprio laddove è più terribile, laddove vorremmo scappare, ma proprio a 200 all'ora, è lì che ci sta aspettando Lui. Quello che ti devi umiliare e chiedere perdono a quella persona. E ti ha fatto lei del male, eh? Ma dentro di te il male ricevuto ha suscitato un male 10 volte più grande. L'hai giudicato. Hai giudicato moralmente quella persona. L'hai uccisa. Occhio per occhio, dente per dente. Allora lì ti chiedi perdono. Accetti quell'umiliazione. Fisica o morale che ricevi. Quello è fecondo. Quello semina la vita eterna in questa generazione. Questo ci fa chiesa viva, la comunione tra noi. Dice: da che cosa possono riconoscere che Gesù Cristo è risorto dalla morte se siete uno? Preghiamo per la Chiesa, che oggi è un tempo molto difficile dove quello che è minato è la comunione, perché solo la Chiesa cattolica ha un vertice di comunione. Debole, fragile, nella storia sappiamo anche che i papi hanno fatto qualche macello, ma Dio ha sempre assistito nella fede. I peccati nella Chiesa ci sono sempre stati, nei suoi membri, e sono gravi, e passeremo per purificazioni anche molto dure, ma quello che veramente adimira il demonio è la comunione con Pietro e la comunione tra noi. Giudizi, insinuazioni, guardate, quanti parlano male del Papa, quanti si permettono di poter portare il Papa alla berlina e denunciarlo e tutte cose mondane per il bene della Chiesa, così come io per il bene della comunità giudico la sorella, o il marito, o la moglie, i genitori. Allora che il Signore ci dia sull'altare della comunione offrire la nostra vita, perché lì c'è Cristo, lì c'è il cielo, lì appare l'escatologia, lì appare l'incorruttibilità, il mistero pasquale di Cristo, per cui anche in noi è distrutto il nostro corpo, è distrutto il nostro essere, la nostra identità, la nostra, come il seme della terra, perché non rimanga solo, ma produca molto frutto in questa generazione per la vita eterna. Amen. Grazie infinitamente Don Antonello. Buongiorno a tutti quanti voi della pagina Amici di Gesù. Buon sabato a tutti, oggi è il 9 novembre 2019. Oggi ci viene data questa parola che il Signore ha scelto per la nostra conversione. Oggi è la dedicazione della Basilica Lateranense. Una festa importante, come ha ricordato Don Antonello in questo Vangelo. Questa parola viene a fare la prova del 9. Se veramente amiamo, diamo i frutti dell'amore, i frutti che Gesù Cristo ha dato per noi. Il perdono ai fratelli anche quando sbagliano loro, non quando sbagliamo noi. E questa è una prova difficile, perché noi non chiediamo scusa nemmeno quando abbiamo ragione, figuriamoci quando abbiamo torto. Quindi è una prova molto intrinseca, se così si può dire, per testare veramente se
abbiamo questa fede, abbiamo questa conversione nel cuore da poterci pentire veramente, chiedendo perdono al fratello. Quindi meditiamo questa parola, iniziamo questo giorno di riposo, questo giorno di Shabbat, per far fare tutto al Signore. Noi non dobbiamo fare nulla, noi dobbiamo solo accettare e convertirci. Buon sabato a tutti, da Emilio.